Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale, un saluto dalla redazione. Incidente mortale sulla statale 123 Canicattì Licata in territorio di Naro. La vittima è un ragazzo di Canicattì, Francesco Lacarruba, aveva 21 anni. Oggi alle 18 si terranno i funerali. Intanto il neosindaco Ettore Di Ventura dice mai più sangue sulle strade. I particolari. Si svolgeranno oggi alle 18 presso la chiesa di Santo Spirito a Canicattì i funerali di Francesco Lacarruba, il giovane di 21 anni morto sabato notte in un tragico incidente che si è verificato sulla statale 123 che collega Canicattì con Licata in contrada Giacchetto, territorio di Naro. Il fatto si è registrato in un rettilineo. Il ragazzo viaggiava su una Citroen C3 che si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un 25enne di Campobello di Licata che viaggiava sulla Punto con altri due passeggeri, una ragazza di Canicattì e un minore di Campobello. Tutti ricoverati in ospedale al Barone Lombardo, ma non sono in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dell'incidente, non è la prima volta che in questa zona si verificano incidenti mortali e Francesco Lacarruba è l'ennesima vittima. Francesco è figlio di Vincenzo Lacarruba, commerciante molto conosciuto in città, proprietario di un bar a Borgalino, lo stesso bar dove Francesco lavorava. Stava andando a Campobello dopo aver visto la partita della nazionale italiana per celebrare un addio al celibato. La notizia del tragico incidente che è costato la vita al nostro giovane concittadino Francesco Lacarruba ci rende attoniti e ci riempie di dolore e rabbia. E il commento del sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, alla notizia della morte del 21enne canicattinese. L'ennesima vita strappata ai propri affetti e al proprio futuro da una strada che troppe volte ha preteso il suo tributo di sangue. Io personalmente e l'amministrazione tutta, dice ancora Ettore Di Ventura, ci associamo al dolore della famiglia. Sentiamo di assumerci l'impegno di pretendere dagli enti preposti la messa in sicurezza di quella strada. È dovere delle istituzioni, ognuna per le proprie competenze, offrire infrastrutture efficienti ma soprattutto sicure, mai più sangue sulle nostre strade. Come detto, i feriti sono stati trasportati in ospedale al Barone Lombardo per le prime cure. L'incidente mortale in cui ha perso la vita Francesco Lacarruba ripropone in maniera seria la necessità di riattivare il servizio di elisoccorso che per il momento viene utilizzato a Singhiozzo. La denuncia arriva dal presidente del comitato pro ospedale Salvatore Castellano, che abbiamo intervistato. Sentiamo. L'incidente di sabato sera ripropone e porta all'attualità alcuni temi che riguardano appunto l'utilizzo dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì con alcune carenze. Cosa è successo anche sabato scorso? È successo quello che noi predichiamo da diverso tempo, cioè l'apertura immediata della rianimazione, perché oltre all'attività che svolge per quanto riguarda la chirurgia su determinati interventi di alto livello, il numero delle nascite, quindi probabilmente da un parto all'altro la partoriente può avere di bisogno della rianimazione. E poi quella è la cosa ancora più grave che noi da tempo predichiamo: quanti incidenti ci sono in questo comprensorio, quanti incidenti andiamo a constatare ogni anno, è il primo impatto che ha l'incidentato è l'ospedale di Canicattì. Quando è successo questo incidente, probabilmente i due ragazzi che sono rimasti gravemente feriti avevano bisogno della rianimazione e li hanno tenuti qua. Io mi chiedo quante volte è venuto nel giro di 6 mesi l'elisoccorso a Canicattì. Quante volte è venuto? In altri tempi non funziona, questo è un servizio che non funziona, se funziona, funziona soltanto quando ci sono determinate persone che ne fanno richiesta. Questa è una situazione gravissima, una situazione che si ripercuote in continuazione, l'esigenza di un reparto di rianimazione a Canicattì. Mancanza del personale. Noi rischiamo, come ogni anno durante l'estate, che il servizio del pronto soccorso venga invalidato per carenza di personale, oppure prendono quando manca il personale addetto al pronto soccorso, ne prendono uno dal reparto di chirurgia o di medicina e lasciano scoperto il reparto del medico di appartenenza che appartiene a quel reparto. Questa è una situazione grave. Qui è una situazione, ma insomma la vogliamo capire, al nuovo sindaco, alla nuova giunta, l'invito a interessarsi attentamente di queste cose.
È stato un weekend di sangue quello che si è appena concluso, come avete sentito. Oltre a Francesco Lacarruba c'è stata anche un'altra vittima della strada. Si tratta di Salvatore Bartolomeo, 21 anni, di Raffadali, figlio di noti immobilieri agrigentini. Il ragazzo è morto a seguito delle ferite riportate in un grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo il viale Emporium ad Agrigento. A scontrarsi sono state una moto alla cui guida c'era il giovane, che poi è deceduto in ospedale, e un furgone. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, per il quale tutti i soccorsi sono risultati inutili. Lo scontro è avvenuto all'altezza del deposito della TUA Trasporti Urbani ad Agrigento. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Municipale. Salvatore Bartolomeo è morto mentre i medici lo stavano sottoponendo ad un attacco all'encefalo, un esame che evidenziava, stando alle ricostruzioni dell'azienda ospedaliera, una vasta emorragia cerebrale. E proprio mentre il ragazzo veniva sottoposto all'attacco si è registrato l'arresto cardiocircolatorio. I medici, a quanto pare, hanno provato per 45 minuti a rianimarlo, ma senza alcun successo. L'auto su cui viaggiava un militare dell'esercito di 27 anni, originario di Caltanissetta, è precipitata da un viadotto poco prima dell'outlet Sicilia Village sulla A19, dopo aver urtato una Panda a bordo della quale viaggiava una famiglia con due bambini. Indaga la Polizia Stradale di Enna, diretta dal commissario Felice Puzzo. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santeria di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi. Il primo argomento: è stata definitiva la confisca per mafia della casa museo di Beniamino Gioiello Zappia a Cattolica Eraclea, così come gli oltre 345 dipinti pregiati, tra cui tele di Guttuso, De Chirico, Dalì, ma anche Sironi, Morandi, Campigli, De Psis, Boldini e Guidi, e oltre 200 orologi antichi, pietre preziose, vasi, statue, bronzi e oggetti di antiquariato. Dopo 7 anni dal primo sequestro preventivo, nonostante l'assoluzione dell'imputato nell'ambito del processo Orso Bruno, diventa patrimonio dello Stato la casa a tre piani con giardino e il tesoro di opere d'arte riconducibili all'uomo che per anni è ritenuto il luogotenente del clan Rizzuto in Italia. L'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, dopo il provvedimento di confisca della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, ha già chiesto al comune di Cattolica Eraclea di indicare nell'elenco dei beni confiscati anche la proprietà riconducibile al 77enne che nei mesi scorsi, ospite in diversi programmi televisivi, si è dichiarato vittima di mala giustizia. Per la procura, Valentina Pilato, la mamma che gettò la bambina, la figlia appena nata, nel cassonetto il 24 novembre del 2014, era capace di intendere e premeditò l'omicidio. Per questo motivo il PM ha chiesto la condanna a 21 anni e 2 mesi di carcere, un processo che si giocherà molto sulle perizie e sulle condizioni psichiche della donna, difesa dall'avvocato Enrico Tignini. Per Francesco Bruna e Maria Pia De Giovanni, che hanno seguito una nuova perizia disposta dalla Corte d'Assise di Palermo, quando gettò sua figlia appena nata nel cassonetto della spazzatura, Valentina Pilato non era in grado di intendere e volere. Invece si liberò del feto, come si fa di un oggetto pericoloso che la mente della madre si rifiuta di considerare un figlio. Una Fiat Punto di proprietà di un medico di Bivona è stata danneggiata durante la notte dalle fiamme. La vettura era ferma da alcuni giorni, parcheggiata nella centralissima via Roma. Hanno rotto il parabrezza e danneggiato la carrozzeria. I danni ammontano a migliaia di euro. I fatti sono stati denunciati dai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Notte di fuoco fra la via Platone, una perpendicolare della nota via Demetra, e via delle Rose nel rione del villaggio Mosè ad Agrigento. Ad essere devastati sono stati completamente 2 autovetture e un ciclomotore, annerito anche il muro perimetrale esterno di un'abitazione. Su entrambi gli episodi hanno avviato le indagini i carabinieri. Erano le 22.19 quando il primo SOS per incendio autovettura veniva raccolto dal centralino dei vigili del fuoco. In via delle Rose a bruciare erano un ciclomotore motore Honda utilizzato da un 18enne e una Fiat 500 di proprietà di una casalinga di 49 anni. A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni fornite dai militari dell'arma, la scintilla iniziale è divampata nel ciclomotore e le fiamme si sono immediatamente estese anche alla Fiat 500 parcheggiata a pochi passi. A causa delle alte fiamme e del fumo nero è stato annerito anche il muro perimetrale esterno dell'abitazione.
E i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 4 ore per avere ragione di un incendio che ha devastato una stalla sulla statale 123 che collega Canicattì con Ravanusa. I proprietari intervenuti sul posto non hanno appena hanno preso ciò che era accaduto, sono riusciti a mettere in salvo due cavalli che si trovavano all'interno dello stabile. Gli animali sono stati portati via proprio un attimo prima che il fuoco li raggiungesse. Per la stalla invece non c'è stato nulla da fare, il rogo l'ha completamente divorata. Tra l'altro, secondo quanto accertato dai carabinieri, all'interno c'erano paglia, legno e plastica, tutto materiale altamente infiammabile. E il bosco che circonda la diga San Giovanni a Naro è andato in fiamme, un inferno di fuoco e fumo che ha divorato almeno 18 ettari di bosco. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e la forestale. Le cause del rogo non sono chiare, anche se è probabile che la scintilla sia divampata dalle secche sterpaglie e non è escluso che il rogo possa essere stato appiccato con il dolo. La cronaca: i carabinieri hanno arrestato Gianluca Tumminia, 22 anni, di Ficarazzi nel palermitano, per detenzione e spaccio di droga. Il giovane aveva addosso 45 dosi di sostanza stupefacente suddivisi tra hashish e marijuana, un coltello utilizzato per il taglio della sostanza e circa 200 euro. E a Villa Rosa, in provincia di Enna, i carabinieri hanno arrestato Aurelio Sorbello, 44 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno bloccato e controllato al ritorno da Palermo a bordo della propria vettura non distante allo svincolo autostradale di Bonfornello. La perquisizione del mezzo ha permesso di scoprire 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi occultati sotto il tappetino, mentre un altro panetto da 100 grammi era nascosto nella tasca laterale porta oggetti. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nella provincia di Enna per l'uomo. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Licata, nel corso di un servizio di pattuglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Salvatore La Rocca, 38 anni, disoccupato licatese, nato sottoposto alla pena alternativa della detenzione domiciliare perché è responsabile del reato di evasione. In via Montebello i militari dell'AMMA, mentre stavano transitando nella zona, hanno notato il 38enne licatese mentre si trovava a piedi fuori dalla propria abitazione, violando la misura cautelare a cui era sottoposto. A quel punto i carabinieri hanno bloccato e ammanettato il disoccupato licatese per condurlo presso la caserma. La Rocca, oltre ad essere sottoposto a perquisizione personale dei militari, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana che deteneva illegalmente per uso personale, nascosti nella tasca dei pantaloni. Restiamo a Licata. Riguardo alle demolizioni di immobili abusivi, ci si prepara a leggere il capitolo finale. Domani, con molta probabilità, avrà luogo infatti l'immissione in possesso delle ultime 2 villette della lista stilata dai magistrati del Tribunale di Agrigento e ai quali il Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune si sta attenendo. Si tratta di 2 dei 4 stabili per i quali all'inizio della settimana appena trascorsa il giudice per l'esecuzione del Tribunale di Agrigento, Giancarlo Caruso, aveva rigettato la richiesta di stop alle ruspe presentate dagli ex proprietari. Lunedì scorso, come si ricorderà, il giudice ha respinto il primo dei 4 ricorsi, l'indomani è stata la volta di altri 3. Salgono così a 9 gli incidenti di esecuzione per i quali i giudici del Tribunale di Agrigento non hanno accolto, motivando i provvedimenti, le istanze avanzate dai legali degli ex titolari delle villette da abbattere. Avrebbero creato e gestito fittizi depositi fiscali di prodotti alcolici per mezzo dei quali veniva simulata la movimentazione di ingenti quantitativi di birra, frodando il fisco per decine di milioni di euro. L'inchiesta della Procura di Agrigento ha permesso di scoprire una presunta organizzazione criminale che consentiva di creare cospicue sacche di evasione fiscale. I prodotti alcolici venivano di fatto rivenduti in nero, senza accisa, senza IVA, senza imposte dirette. La Polizia Giudiziaria su tutto il territorio nazionale ha fermato 16 persone con l'accusa di associazione per delinquere e falsità in atti pubblici. Le indagini sono state avviate nel settembre del 2014, quando venne rilasciata ad un cittadino belga una licenza di apertura di un deposito fiscale di prodotti alcolici a Favara. Gli inquirenti scoprirono che il volume degli alcolici formalmente gestiti dal deposito risultava di gran lunga superiore alla sua capienza fisica, considerando tra l'altro che non risultava nessuna cessione di prodotti. L'inchiesta della Procura di Agrigento ha ricostruito gli interessi economici che ruotavano attorno all'organizzazione criminale a carattere transnazionale. L'accisa evasa sarebbe pari a 55 milioni di euro, alla quale si aggiungono i 13 milioni di euro di IVA e di tutte le imposte indirette che sono state evase.
La polizia ha eseguito in diverse città italiane, tra cui Agrigento, 38 fermi emessi dalla direzione di settore antimafia di Palermo nei confronti di altrettanti indagati ritenuti appartenenti ad un network criminale transnazionale dedito al traffico di migranti e droga. Individuata a Roma la centrale delle transazioni finanziarie in un esercizio commerciale dove sono stati sequestrati 526.000 euro e 25.000 euro di dollari in contanti, oltre a un libro mastro che riportava tutti i nominativi di cittadini stranieri e utenze di riferimento. I particolari. È stata scoperta dalla polizia una organizzazione criminale transnazionale che avrebbe organizzato il traffico di migranti e di droga. 38 le persone fermate che sono accusate dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria e di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La polizia di Palermo ha eseguito i fermi degli indagati in diverse città d'Italia fin dalle prime ore del mattino. Durante le indagini svolte dalle squadre mobili di Palermo e Agrigento e dal servizio centrale operativo è stata ricostruita la struttura organizzativa di un network criminale e sono stati individuati grandi flussi di denaro che potrebbero essere al provento del traffico di migranti. Sarebbe stata individuata una centrale di transazioni finanziarie effettuate tramite Hawala, il trasferimento dei fondi senza movimentazione fisica dei capitali in un esercizio commerciale di Roma, dove lo scorso 13 giugno sono stati sequestrati 526.000 euro e 25.000 dollari in contanti e anche un libro mastro. Qui sarebbero iscritti i nominativi di cittadini stranieri ed utenze di riferimento. Le indagini hanno permesso di evidenziare diverse modalità utilizzate dall'organizzazione criminale per far arrivare i migranti sul territorio nazionale, non solo via mare, ma anche tramite falsi ricongiungimenti familiari. È emerso che alcuni degli indagati avrebbero gestito anche una fiorente attività di traffico internazionale di droga chiamata Katwa. Si tratta di una sostanza stupefacente importata dall'Etiopia e che è inserita per la legislazione italiana tra le droghe pesanti. Hanno collaborato per l'individuazione del network criminale gli agenti di polizia delle province di Palermo, Roma, Viterbo, Agrigento, Catania, Trapani, Milano, Lecco, Macerata e Genova. L'organizzazione transnazionale sarebbe composta da 25 eritrei, 12 etiopi e un italiano che si sarebbero arricchiti illegalmente favorendo l'immigrazione illegale di migliaia di migranti. Le indagini hanno avuto una svolta importante grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia eritreo arrestato nel 2014. L'uomo avrebbe fornito per la prima volta in Italia una completa ricostruzione delle attività del pericoloso gruppo criminale, oltre che in Nord Africa, anche in Italia, con cellule attive ad Agrigento, Palermo e Roma e anche in diversi paesi europei. Nel corso dell'inchiesta sarebbe emerso che la banda avrebbe organizzato numerosi matrimoni di comodo per regolarizzare la posizione di migranti irregolari arrivati via mare. Durante le indagini sono state sequestrate alcune quote societarie e 3 esercizi commerciali, tra cui la profumeria romana, che costituirebbe uno dei principali snodi del flusso finanziario legato al traffico dei migranti. Un'altra importante operazione portata a termine oggi dalla Polizia di Stato con il coordinamento della magistratura segna l'ennesimo giorno di lavoro della squadra Stato. Un obiettivo centrato, ulteriore conferma che ogni giorno siamo tutti al lavoro, ognuno nel proprio ruolo, per debellare le reti criminali e garantire la sicurezza ai cittadini sul nostro territorio. Su questo siamo e saremo inflessibili. Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commenta l'operazione della Polizia che ha interessato diverse città italiane per un totale di 38 fermi emessi alla direzione di antimafia di Palermo. Un'operazione, insiste il ministro, che assesta un duro colpo ad un network criminale transnazionale dedito al traffico di migranti che aveva fissato a Roma la centrale delle transazioni finanziarie. Questo risultato ha un particolare rilievo perché riguarda un ambito delicato come quello dell'immigrazione, dove criminali senza scrupoli fanno leva sui dolori di persone in grave difficoltà e in pericolo di vita. La seconda parte del telegiornale è il maresciallo Paolino Scibetta, il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Aragona. Dal 25 giugno scorso è subentrato il maresciallo Leonardo Di Mauro, che è stato trasferito a Castel Termini. In pratica si sono dati il cambio. 50 anni, originario di Sutera, ma da tantissimi anni trapiantato da Agrigento, il maresciallo Scibetta vanta un vasto bagaglio professionale grazie all'esperienza maturata in oltre 25 anni di servizio attivo nei Carabinieri. È un profondo conoscitore sul fronte della lotta alla criminalità comune, avendo partecipato ad importanti operazioni. Sposato e padre di 2 figli, il maresciallo Scibetta proviene dalla stazione di Castel Termini, dove si era insediato nell'agosto del 1999. Qualche giorno fa, in occasione del suo trasferimento ad Aragona, il sindaco di Castel Termini, Nuccio Sapia, gli ha voluto concedere la cittadinanza benemerita, tributandogli gratitudine e stima.
Continuiamo il viaggio all'interno della giunta comunale di Canicattì. Dopo aver conosciuto gli assessori Massimo Muratore e Katia Farrauto, oggi vi proponiamo questa intervista con Enzo Di Natali, assessore con delega alla salute pubblica. Sentiamo. Enzo Di Natali, stiamo conoscendo gli assessori, partendo un po' da quello che è il curriculum ampio, perché ti conosciamo, abbiamo visto insomma quello che hai fatto negli anni. Adesso un ruolo nuovo, quello di assessore al comune di Canicattì. Con quale spirito, ecco, ti appresti un po' a prestare, ecco, questo servizio alla città di Canicattì? Beh, mi appresto a svolgere questo servizio come servizio, cioè mettendomi a servizio di questa città, di una città che ha tanto bisogno, di una rinascita oltre che economica, anzitutto una rinascita culturale, di una rinascita morale, di una rinascita spirituale, cioè di una città che possa avere grandi ideali. Se questa città riprenda ad avere grandi ideali, allora questa città riuscirà a volare. Noi nel corso del Novecento abbiamo avuto momenti di grande difficoltà, come dimenticare a tal proposito il dopoguerra, quando Canicattì era tutta bombardata, ma in quel periodo Canicattì ebbe grandi uomini, ad esempio l'arciprete Restivo, tante figure che si diedero con grandi ideali a ricostruire questa città. Noi ereditiamo, è inutile dire, una situazione certamente drammatica. Non vogliamo dire proprio devastante, ma molto critica. Non vogliamo ovviamente creare allarmismi tra la popolazione. La situazione è questa, ma proprio perché la situazione è questa, desideriamo, ecco, creare dei punti di forza, dei punti che possono dare una scossa, una sveglia a questa città, in modo che possa così ritornare ad essere quella che era stata negli anni passati. Diverse volte noi abbiamo detto, il Corriere della Sera dedicò un articolo a questa città definendola la Wall Street del Sud, per dire come il commercio dell'Uva Italia, l'agricoltura era fiorente, e noi desideriamo appunto che questa città possa rinascere. Qual è il primo atto da assessore? Il primo atto da assessore è questo: Canicattì è invasa da cani. Sembra un gioco di parole, Canicattì invasa da cani. C'è troppo randagismo e noi stiamo valutando attentamente con il signor sindaco, una figura eccellente, come far fronte a questo problema, perché non guardiamo soltanto il cane che va in giro così solitario. Qui ci sono tanti cani che formano un branco, e quando i cani formano un branco, sto parlando del mio assessorato, allora diventa il branco pericoloso. Ovviamente io, oltre alla sanità, ho la delega per la pubblica istruzione, per la formazione, e qui a presto metteremo in cantiere delle iniziative in modo che la scuola possa essere sempre quella che è stata, ma possa anche avere degli incentivi, per considerato che lavora la scuola per la formazione del cittadino del domani. Il sindaco Ettore Di Ventura, l'assessore alla cultura, sport e spettacolo Katia Farrauto hanno organizzato un incontro per domani 5 luglio alle 16 presso Palazzo Stella con i rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e di volontariato, dei commercianti e degli artigiani della città. Sarà un momento di confronto e coordinamento sulle possibili azioni da intraprendere in vista dell'imminente stagione estiva, si legge in una nota del sindaco Ettore Di Ventura. Adesso occupiamoci di sanità. L'assessore regionale Baldo Gucciardi, anche in coerenza all'impegno assunto con le organizzazioni sindacali nel rispetto della programmazione regionale, ha autorizzato le aziende sanitarie ospedaliere della regione siciliana all'utilizzo delle graduatorie destinate alla stabilizzazione del personale contrattista ex LSU.
Ciò ovviamente in conformità alla programmazione triennale disposta dalle aziende, tenuto conto di eventuali eccedenze per i profili professionali di categoria A e B, nonché la precisazione che il personale in atto risulti utilizzato nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali alla struttura organizzativa aziendale. È evidente, dice Gucciardi, che la misura autorizzativa dell'assessorato regionale alla salute dovrà comportare una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato e comunque entro il tetto di spesa previsto per il personale del servizio sanitario regionale. Acqua, ben 800 famiglie del quartiere Fondachello Alicata sono senza il prezioso liquido da venerdì scorso, quando a causa di un guasto si è registrata una infiltrazione di acque nere nella condotta idrica della zona. Ieri Girgenti Acque aveva sospeso l'erogazione in attesa della riparazione del guasto, ha ripristinato il servizio, ma il sindaco Angelo Cambiano ha firmato un'ordinanza con la quale vieta, fino a quando tutte le verifiche del caso non saranno ultimate, di bere l'acqua dal rubinetto. Si comunica a scritto il sindaco Cambiano che in giornata riprenderà l'erogazione nel quartiere Fondachello, però vige un'ordinanza di non potabilità dell'acqua in attesa delle verifiche e dei controlli sulle riserve idriche che si continueranno a effettuare anche per la giornata di oggi. Parliamo di trasporti. Il sogno di volare continua, le ambizioni dell'Avio Club Valle dei Templi di Agrigento anche. Così la possibilità di avere un piccolo aeroporto agrigentino non è del tutto arenata. I soci dello scalo di Contrada Burrainiti sono in attesa di ricevere in nulla osta per migliorare la pista. Obiettivo quello di fare finalmente spiccare il volo ai cosiddetti aerotaxi low cost, che collegheranno per una fascia di turisti nemmeno troppo facoltosi gli scali di Lampedusa, Palermo, Catania e anche Roma. Un sogno perseguito con grande dedizione anche quando ci si scontra con le solite lentezze burocratiche, faldoni di carte da esaminare, progetti da presentare, timbri, protocolli, interpretazioni delle norme e anche adeguamenti da passare al vaglio degli esperti. Un sogno, spiega Fabrizio Campione, che è il titolare dell'aviopista, che se realizzato ci consentirà di creare una opportunità per un mercato turistico che in tempi moderni vuole accorciare i tempi di percorrenza. Non più solo un campo volo riservato a hobbisti e sportivi, ma anche e soprattutto una aviosuperficie capace di far decollare e quindi atterrare un servizio di taxi low cost. Un tavolo tecnico partecipato dai governi nazionale e regionale, da Rete Ferroviaria Italiana, sindacati e associazioni di categoria, operatori del turismo, per porre fine a disagi e disservizi sulla mobilità su rotaie. Lo chiede il gruppo parlamentare alla Camera del Movimento 5 Stelle, con l'obiettivo di sottoscrivere al più breve tempo possibile un accordo di programma quadro che possa garantire un servizio ferroviario certo ed efficiente in Sicilia. Con una interrogazione indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, i portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, tra cui Azzurra Cancellieri, chiedono appunto questo. I servizi offerti dall'azienda sono scarsi rispetto alle esigenze del viaggiatore e danneggiano l'immagine della Sicilia stessa in relazione alle necessità del movimento turistico regionale, dice il deputato della Camera al Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancellieri. Con una mano tende, naturalmente, con una tende la mano e offre risorse, poi drasticamente le toglie. Parla così il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che si mette a capo di una fronda contro la decisione del governo regionale di Rosario Crocetta, la cui giunta ha approvato un articolato da sottoporre al voto dell'ARS che prevede l'eliminazione della quota destinata ai comuni dagli importi che derivano dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei siti archeologici e nei musei. Si tratta di cifre non indifferenti che oscillano in media sui 2 milioni di euro e che le amministrazioni locali hanno finora utilizzato per finanziare servizi, iniziative e anche sagre e spettacoli. Fondi comunque destinati alla promozione del territorio. In testa alla fronda dei sindaci c'è Lillo Firetto, che ha già avuto modo di far sapere che farà di tutto per bloccare questa iniziativa governativa. Ho già parlato con altri sindaci, ha detto Firetto, che come me contestano la scelta della regione. Ho telefonato ai sindaci di Palermo, Catania, Siracusa e Taormina. Siamo tutti d'accordo nel sostenere che non possiamo essere penalizzati con la revoca di questo finanziamento. E sulla vicenda della norma della giunta Crocetta proposta all'ARS, con cui di fatto si sospendono le convenzioni con i comuni sui proventi derivanti alla vendita di biglietti nei siti culturali regionali, l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino, ha inviato una nota indirizzata al Presidente della Regione, al Presidente dell'ARS, al Presidente e Segretario Generale dell'ANCI Sicilia. In una economia depressa come quella di Agrigento, che sta puntando tutte le sue risorse sul turismo, in particolare sul turismo culturale, e
quindi legata al patrimonio che esiste sul territorio, la volontà dell'assessore Vermiglio, sottoscritta alla giunta regionale, rischia di ridurre al collasso le già asfittiche risorse da riservare alla promozione. Se da un lato le imprese del turismo e dei servizi stanno compiendo sforzi indicibili per poter migliorare l'offerta, dall'altro la regione e i burocrati destinati alla gestione delle risorse derivanti dagli incassi dei biglietti di ingresso intendono togliere ossigeno, ritenendo di essere depositari di una sensibilità culturale, rischiando di indebolire il futuro in un territorio dell'economia e della vita stessa dei cittadini e delle loro famiglie già disagiata. La valorizzazione e la promozione di un territorio passano attraverso la compartecipazione di chi in questo territorio ci vive, opera, lavora e investe. Questo assunto coincide con le leggi regionali, con i principi e le linee guida del governo nazionale e con la comunità europea, e oggi si intende bypassare i comuni, le realtà territoriali, le associazioni, gli enti, i parti sociali, perché si vuole mettere a tacere la volontà dei comuni che li rappresentano nella loro varietà e complessità. Occupiamoci adesso dei comuni, andiamo a Favara, dove dove il prossimo 6 luglio si riunisce il Consiglio Comunale, convocato dal presidente uscente Salvatore Lupo. Sarà la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dopo l'elezione dello scorso 19 giugno. 8 i punti: giuramento, convalida ed eventuale surroga dei consiglieri comunali neoeletti, l'esame delle eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri, l'elezione del presidente e del vicepresidente e il giuramento del sindaco Anna Alba. Ad Agrigento il presidente Daniele Catalano ha convocato la prossima seduta di Consiglio Comunale, che si terrà nell'aula Sollano per domani 5 luglio alle 18. Tra i punti di discussione figurano una mozione sul rimborso spese per i viaggi urbani degli studenti pendolari, sulla realizzazione della rete fognante pubblica non funzionante in via Boris Giuliano e poi la collocazione della tenda, lo slancio di piazza Marconi, infine il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Restiamo ad Agrigento, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Marcella Carrisi e Rita Monella, in una nota stampa chiedono all'amministrazione comunale di occuparsi del boschetto delle dune a San Leone, da sempre invaso dalla spazzatura e lasciato senza manutenzione con rami secchi e arbusti spinosi. Il boschetto, scrivono le consigliere, fra la spiaggia e la strada potrebbe diventare un punto di attrazione se ben curato. Il comune di Agrigento non ha più scuse per mantenere il boschetto in condizioni pietose. Si potrebbe avvalere della collaborazione con l'ESA attraverso una convenzione con quest'ente che potrebbe garantire uomini e mezzi. A proposito di rifiuti e di emergenza, ad Agrigento una conferenza stampa del sindaco Lillo Firetto e dell'assessore all'ambiente Mimmo Fontana. I particolari. Sì, oggi abbiamo fatto il punto su tutto quello che sta cambiando. Sta cambiando perché ci sono due ordinanze regionali che sostanzialmente modificano il sistema della gestione dei rifiuti in Sicilia nei prossimi mesi. Ci sono notizie negative e positive al contempo, perché i cittadini devono sapere che a causa di queste ordinanze è stata chiusa la discarica di Siculiana e questo produrrà un aumento dei costi inevitabile nella tariffa del prossimo anno. Diceva se 1.500 euro al giorno in più il costo di trasferimento, ma adesso pensate di diminuirlo? Noi pensiamo di ridurlo grazie all'affidamento in una stazione di trasferenza dei nostri rifiuti. Stiamo valutando, e questa valutazione finirà la prossima settimana, quale sia la più conveniente, quella che ci farà il prezzo minore, per poter ridurre per quanto possibile questo costo in più di 6.500 euro che in questo momento dobbiamo garantire. Certamente però fino a gennaio prossimo questo problema permarrà, quindi ci sarà un costo maggiore del sistema di raccolta che comunque saremo costretti a ribaltare sui cittadini con la tariffa del prossimo anno. Però ci sono anche delle buone notizie: c'è stata un'accelerazione sulla formazione dell'SRR e in particolar modo c'è una scadenza del 7 luglio, data entro la quale l'SRR dovrà bandire la nuova, o meglio, redigere la nuova gara per il servizio, che a questo punto non sarà un servizio destinato solo al comune di Agrigento, ma sarà un servizio d'ambito. Quindi il sistema di raccolta, che sarà una raccolta differenziata, vedrà insieme Agrigento, Licata, Canicattice, tutti i comuni che al momento non hanno già affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con determina di settore, il Comune di Campobello di Licata ha approvato lo schema di convenzione per la sottoscrizione con la società Sicola Trasporti di Catania, che gestisce l'impianto che si trova a Catania in contrada Coda di Volpe per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. In sostanza, presso Catania saranno conferiti tutti i rifiuti di Campobello di Licata, poi la discarica per i rifiuti non pericolosi a Catania in contrada Grotte San Giorgio, qui saranno conferiti i rifiuti da smaltire provenienti dal comune di Campobello di Licata. Riprendiamo con lo sport. La Fortitudo Moncada Agrigento ingaggiato l'esterno Ryan Bucci, 192 cm, 1981, americano con cittadinanza italiana, proveniente dal Ferrara. Ryan è un figlio d'arte, il padre Georg Bucci vanta una media di 19.7 in carriera in 13 stagioni disputate tra Siena, Fortitudo Bologna e Montecatini. Le parole del direttore sportivo Christian Maier: siamo molto contenti di aver raggiunto l'accordo con Ryan, senza dubbio uno dei migliori esterni italiani di questa categoria. Credo che ci possa dare molto in termini di concretezza e leadership. E dal basket al calcio, Raffaele Lello di Napoli, il nuovo allenatore dell'Agragas, lo ha deciso la dirigenza, che ha scelto il mister su una rosa di 3 nominativi. Adesso ci si concentra sull'allestimento dell'organico. La preparazione avrà inizio il 18 luglio ad Agrigento. L'intervista al tecnico. Emozionato, io ringrazio per l'accoglienza che ho avuto stamattina, perché per me è molto importante lavorare in un ambiente che ho trovato molto sereno. Spero di essere all'altezza, di rimboccarmi le maniche e lavorare per il bene di questa città. Io ho grandi ricordi e spero di poter essere di nuovo all'altezza di come lo siamo stati 20 anni fa. Poco fa hai espresso un concetto molto preciso: il mio lavoro è sul gruppo, sulla collaborazione e sulla sinergia. Sì, io credo molto in questi valori, io penso che alla base di tutto ci deve essere questo. Se c'è questa unità di intenti di tutti, penso che possiamo fare un bel lavoro. Io lavoro proprio sotto questo aspetto qua: il singolo può farti vincere una partita, può fare un gol, ma non ti dura nel tempo. Per me la squadra deve avere una spina dorsale, una propria fisionomia. Ecco, d'accordo anche con la società, avete iniziato a parlare anche di calciomercato. Cosa ha chiesto Lello di Napoli a Tir e alla società? Ho chiesto di portare ad Agrigento gente che, quando si mette la maglietta dell'Agragas, deve entrare in campo e deve ruspare il campo. Gente che ha la voglia, la cattiveria agonistica, determinazione e voglia di arrivare. Questo, la società, ho visto che condivide il mio pensiero. A me le prime donne non mi piacciono. L'Agragas ricomincia anche da Nino Di Giacomo, la figura di direttore generale è un ruolo molto, molto importante e di grande responsabilità. Hai detto bene, mi carico ancora ulteriore responsabilità. Ringrazio il presidente Alessio Giavarini che hanno deposto in me questa fiducia, che è già iniziata l'anno scorso la nostra collaborazione, e ritengo di fare proprio un lavoro di filtro con la proprietà per organizzare meglio la struttura societaria. Ecco, i primi passi che farà Nino Di Giacomo con questo nuovo incarico? Ma guarda, già ecco, posso dirvi che ho iniziato a interessarmi dell'impianto dell'illuminazione, dove abbiamo individuato chi ha materialmente la pratica alla sovrintendenza, che è l'architetto Bernardo. Già Mirko Piranio ieri è stato alla sovrintendenza, hanno fatto l'istruttoria della pratica e questa settimana si aspetta in nulla osta. Quindi seguirò di passo passo tutte le situazioni che nascono alla giornata. Un'altra novità bella, che ieri abbiamo firmato il contratto con l'azienda che si occuperà dell'allestimento dello store, quindi a giorno inizieranno anche i lavori dello store, che sarà un punto di riferimento per tutti i tifosi appassionati, e il mio intendimento è di portarlo proprio
proprio ad essere un point dove vorremmo fare anche il vino con il marchio Agragas, l'olio col marchio Agragas. Inizialmente inizieremo con i normali gadget che tutte le società, però vorremmo iniziare a fare anche la promozione del territorio. Ottimo successo del Tennis Club Campobello di Licata, che tra maggio e giugno ha disputato la fase provinciale della categoria D3, aggiudicandosi 4 vittorie e un pareggio e 2 sconfitte. Si è concluso positivamente quindi il campionato di tennis. Si ritiene soddisfatto il presidente Vincenzo Di Salvo del lavoro che è stato effettuato dai giocatori della squadra, capitanata da Gino Di Pasquali, dal talentuoso Carmelo Alaimo, e poi ci sono anche Lillo Alaimo e il veterano Giovanni Canarozzo. Oltre a Vincenzo Di Salvo, promette di impegnarsi per la prossima stagione rafforzando il gruppo con l'innesto di Carmelo Alaimo senior dopo l'esperienza della passata stagione nella vicina squadra ravanusana, dove si è distinto per la sua tecnica raffinata regalando punti preziosi alla sua squadra. La Giada School Dance di Canicattì, diretta dal maestro Savio Aleo, conquista nella competizione FIDIS, Federazione Italiana Danza Sportiva, CONI, Coppa Sicilia, una medaglia di bronzo nella ranking settore amatoriale balli di coppia su 107 scuole provenienti dalla Sicilia e 2 sesti posti nella ranking agonistica balli in coppia e danze a squadra. L'unica scuola di ballo della Sicilia presente nelle 3 ranking previste nella Coppa Sicilia, testimonianza della completezza interdisciplinare che la scuola insegna ai suoi allievi, si legge in una nota. Un traguardo raggiunto con tanti sacrifici, ore di lavoro passate in palestra e domenica dopo domenica ottenute nelle 5 tappe previste dalla ranking. La scuola Orgoglio e la provincia di Agrigento riscuote sempre successi e lo dimostra il saggio di fine anno che si è svolto presso il palazzetto dello sport Saetta Livatino, dove più di 1000 persone hanno applaudito le varie performance e coreografie del maestro Savio, suscitando tanta curiosità, apprezzando le qualità di ballo espressa dai bambini dai 4 anni ai ragazzi più grandi. La festa di San Calogero ad Agrigento, gente scalza in pellegrinaggio in attesa di seguire tutta la processione, persone con sacchi di pane da benedire e distribuire sul posto, conservare per gettarlo sul fercolo per sciogliere i voti, e poi tanti bambini messi sotto la protezione del Santo Nero che hanno attratto l'attenzione del cardinale Francesco Montenegro, bambini portati anche sulla moto ape parate con artistiche composizioni di spighe. Tra i più fedeli devoti non mancano anche ex politici come il sindaco di alcuni anni fa Lillo Sovano, nei giorni scorsi assolto all'accusa per mafia, che ha sgomitato con i portatori per arrivare a baciare il volto nero del santo, tradizionale rito per grazie ricevute, o come l'ex presidente della regione, oggi parlamentare nazionale, Angelo Capodicasa, che non manca mai all'appuntamento annuale con l'uscita della prima domenica di luglio. È iniziata quindi così la festa del patrono di Agrigento, Sant'Alogero, che si concluderà domenica prossima. Dopo la donazione da parte dell'Università Statale di Mosca del Dandelion dello scultore moscovita Gregory Potocki, collocato in via Atenea all'altezza di Slargo Maria Laimo, proseguono intense le relazioni del sindaco Lillo Firetto e della città di Agrigento con la Federazione Russa. Ieri mattina il sindaco Firetto ha ricevuto ufficialmente in municipio la delegazione dell'Università di Perm, importante città russa gemellata da anni con la città di Agrigento. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, il nostro notiziario finisce qui, appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.